11 ottobre 1968 si aprì a Città del Messico la 19ª edizione dei Giochi Olimpici dell'età moderna, ma quei giochi ebbero un triste prologo, uno dei più tristi di quell'anno iconico. Il clima politico dell'epoca era molto caldo in Messico. Già da tempo vi era una forte tensione tra gli studenti della capitale e le forze di polizia, accusate di reprimere brutalmente ogni pur piccola espressione di protesta, ancor più se rivolta ad ottenere più diritti e più libertà. Il presidente della Repubblica, Gustavo Díaz Ordaz, qualche settimana prima dei giochi, aveva ordinato all'esercito di occupare il campus universitario e molti studenti erano stati picchiati indiscriminatamente, senza tuttavia riuscire a fermare la protesta. Le manifestazioni crebbero a tal punto che il 2 ottobre, dopo 9 settimane di sciopero studentesco, 15.000 studenti provenienti da varie università marciarono per le vie di Città del Messico, protestando contro l'occupazione del campus. Al calar della notte, 5.000 tra studenti e lavoratori si raccolsero nella Piazza delle Tre Culture di Tlatelolco, un sobborgo di Città del Messico. Fu allora che dagli elicotteri, dai palazzi circostanti e dalla piazza i soldati spararono sui manifestanti. Fu una strage. Ancora oggi non si conosce il numero esatto delle vittime, certamente superiore a 200. A Città del Messico, nel frattempo, erano già arrivati vari giornalisti per seguire i giochi, tra cui Oriana Fallaci, che rimase ferita negli scontri e creduta morte. Pertanto le notizie e le immagini del massacro fecero il giro del mondo e da più parti venne chiesto di disputare i giochi in California. E tra i più impegnati fautori del no ai giochi di Città del Messico vi fu la delegazione italiana. Il presidente del CIO, tuttavia, l'americano Avery Brundage, al contrario si adoperò perché il programma olimpico seguisse il suo corso regolare, come se il fatto non fosse avvenuto. Scese quindi il silenzio sulla strage di Tlatelolco per permettere ai giochi di non essere offuscati dall'ombra di quel massacro. Ma durante la cerimonia di apertura, gli studenti fecero volare un uccello e un aquilone a forma di colomba nera sopra il palco presidenziale. Una protesta silenziosa per la repressione in corso. Tuttavia, il vento del 68 era talmente forte che il suo soffio continuò anche durante i giochi. E fece grande sensazione la premiazione dei 200 metri piani, in cui il vincitore, l'americano Tommy Smith, con un tempo del record del mondo, e il connazionale John Carlos, terzo classificato, alzarono il pugno chiuso, guantato in nero, in segno di protesta contro il razzismo, mentre Peter Norman, australiano, secondo, sfoggiò una spilla in favore dei diritti umani. I tre premiati ascoltarono l'inno nazionale americano con il capochino, come per vergogna, tenendo gli occhi fissi sulle loro medaglie, in segno di protesta. Lo stesso gesto venne adottato anche dalla ginnasta ceca Vera Kaslavska, medaglia d'argento nella gara del corpo libero dopo la sovietica Natalia Kuchinskaya, che rifiutò platealmente di guardare la bandiera dell'URSS in segno di protesta per l'invasione sovietica della Cecoslovacchia avvenuta nel mese di agosto. Il gesto le costò il ritiro forzato dalle competizioni e il divieto di viaggiare per 12 anni. I giochi si conclusero il 27 ottobre e l'Italia, che aveva partecipato con 171 atleti, tornò a casa con un medagliere di 3 ori, 4 argenti e 9 bronzi.